Che la nostra democrazia fosse in pericolo, io lo denunciavo da mesi, attraverso il web e attraverso le conferenze alle quali ero invitato. Ora, cosa può succedere ad una persona che fa questo tipo di denuncia? La prima cosa che proveranno a fare sarà quello di distruggere la tua immagine. Ed è quello che è successo a me. Infatti sono stato contattato da degli autori di un noto programma televisivo che si erano resi disponibili a raccontare quello che io denunciavo attraverso il web. In realtà cosa è successo? La mia denuncia non è mai andata in onda. Al contrario, sono riusciti, manipolando la mia intervista e con un montaggio ingannevole, a minare la mia credibilità. Il loro agguato mediatico è riuscito in pieno, ma come vedremo si dimostrerà un boomerang nei loro confronti. Guardiamo il video. Allora, per quanto riguarda la crisi, io penso che era nata un'esigenza politica, una volontà politica, più che altro di togliere la sovranità al popolo. Oggi noi ci troviamo ad avere un Presidente del Consiglio e dei Ministri che non sono stati eletti dagli italiani. Questo fino a qualche anno fa era impensabile, o comunque sarebbe stato causa di una rivoluzione. Quindi per anestetizzare il popolo italiano e renderlo quindi accondiscendente ad una tale distorsione della democrazia, bisognava terrorizzarlo. Noi sappiamo, la storia ci insegna con l'esperienza delle dittature, che quando un popolo è terrorizzato accetta passivamente determinate cose, quindi è più facile imporre delle idee da parte di altri. E questo è stato fatto agli italiani e quindi la crisi era un anestetico indispensabile ai fini di questa operazione. Quindi è stata creata ad hoc la crisi? Sì.